Allora, sono 5 minuti per parlare di questa storia d'amore che mi ricorda... Sì, perché è una storia d'amore. Perché è una storia d'amore. Certo. Tra virgolette, perché insomma... No, l'hai no, visto? No, vabbè, ma... L'hai visto? L'hai visto? Come quella volta che eravate insieme nella doccia. No, quella scena lì non l'abbiamo fatta, grazie a Dio. Ah, no. Quella dove lui entra fatto. Nudo? Sì. No. Nudo non è questa volta, anche perché insomma abbiamo un'età. Nudi però no. In quella volta lì eravamo nudi. Sì, infatti, sì. Bel ricordo. Sia calmo, non si agiti, le posso spiegare tutto. Ma voi vi ricordate tutti i film precedenti o qua, insomma, le battute? Quelle ne che... ho fatti tanti, no? Io ma in che senso? Ma per esempio ce n'è una che provo... Lei è una grandissima testa di cazzo. Lei è una grandissima testa di cazzo! Questo lo diceva lui. Invece adesso mi dice che sono un troione. no, un'altra cosa ti dico. Troia! E, no, la cosa bella è intanto vedere un bellissimo film, perché è veramente... Ti è piaciuto? Sì, perché è proprio compiuto, e a differenza effettivamente delle altre volte, io avevo un po' di difficoltà con i siparietti, ma questa è una storia che ha un inizio, ha una fine e anche un cuore pulsante. Beh, anche malinconico, anche sì. tenero. Ma insomma, questo grazie anche a Fausto Brizzi, Bardari, Martani e Falcone, che sono i sceneggiatori e gli attori del soggetto insieme con me, che non abbiamo voluto fare il solito slapstick pieno di gag, ma abbiamo fatto una storia, una storia dove... È un film maturo. Ma il film maturo, però maturo. Anche è un film comico, veramente. Ma sì. Chiamano film di Natale, Cinepanettone, insomma, è un film... fatto da due signori di una certa età che sono comici ma che sono ancora si sentono dei leoni. Faranno il remake forse Al Pacino da però per dire sì. Però mi fa piacere vedere che ci sono sia richiami ai precedenti film per i fan dei beh, tanti chiaramente. Poi ha visto che ci sono i fuori scena alla fine dopo dei sì. titoli di coda, l'abbiamo messo un po' di parolacce, un po' di cose nostre vecchie, ma l'abbiamo messo fuori dal film, perché il film finisce con una scena che poi ha pensato mio figlio Brando, che firma la coreggia con me, di quella macchina da presa che si allontana dal teatro di posa e quindi racconta che è tutta una favoletta. Metacinema. Ma poi quella scena dove dico, ma non ci siamo già visti? Forse Miami? Natale in India. No, mi scambio per qualcun altro. E poi tutte le altre citazioni, qua qualcuno piace caldo. Tuzzi. Sì, Mrs. Doubtfire. Ma sai, ripeto, le note sono 7, non è che si può cambiare tanto, quindi il fatto di travestirsi è un classico dei comici, no? Noi l'abbiamo fatto anche in passato, io e lui ci siamo travestiti da donne, un altro po' c'era. Anni 90 a parte seconda. Stavamo davanti al Castello Sforzesco con altri trans e un altro po' ci portano dentro. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama la 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 la. Allora, per non rubare tempo a chi viene dopo di me, e siccome la foto con voi la voglio avere... Sì. La facciamo all'interno di questo spazio di intervista. Benissimo. Vengo lì, sì. Dai. Passo di qua. Benissimo. Facciamo. Mi tolgo gli occhiali. Così. Un po' schiacciati. Qua aspetta, bisogna girare la gara. Fatto. Vai. È così. E questa è andata. Bene. Grazie. Grazie. Prego. Adesso prendo la cardioaspirina e siamo a posto. Assolutamente. Hai preso? La cardioaspirina. Anch'io la prendo la cardioaspirina.